E adesso diamo un'occhiata al numero di notizie settimanale della Diocesi di Carpi in edicola questa settimana. La copertina è dedicata al lavoro e famiglia, il tema che sarà al centro dell'incontro mondiale di Milano e che è stato affrontato in un forum in redazione con sindacalisti, imprenditori e genitori. Lo speciale è dedicato alla Quaresima, con il messaggio del Papa e il ricordo del Vescovo Cavina del Presidente Oscar Luigi Scalfaro. In cronaca di Carpi, il Vescovo in visita alla sezione distaccata di Carpi del Tribunale di Modena. Invitato dal giudice Roberto Cigarini, è stato accolto da quasi 200 avvocati. Nelle pagine di Mirando e Concordia, presentata al Laboratorio di Urbanistica, un'indagine sugli alloggi vuoti a Mirandola. Lo speciale questa settimana è dedicato alla scuola. Film e dibattito per i ragazzi delle medie e delle classi quinte elementari di Carpi nell'ambito del progetto Nati per Vincere sulla disabilità. Finestra sul mondo invece ci porta questa settimana in Bangladesh dove opera padre Lorenzo Valotti. Nella pagina di Cultura e Società si ricorda l'inaugurazione della mostra del pittore Trento Lungaretti in Sala Duomo a Carpi sabato 10 marzo. Sono tante altre le notizie presenti sul settimanale Notizie che è possibile comprare ogni giovedì nelle edicole del centro di Carpi.